Ciao, sono Daniele, benvenuto nel mio canale. Oggi ti voglio dare 4 idee di business online che puoi iniziare da subito e a basso investimento. Bene, ormai è un mese che siamo in quarantena e il trend del lavoro da casa, del business online, è andato crescendo giorno dopo giorno. Le ricerche su internet, i video in cui si parla di lavoro da casa, telegiornale, tutti parlano ormai di lavoro da casa, anche se in Italia è arrivato in ritardo. Ma si sta cominciando a muovere qualcosa. Però ci sono molte persone che non possono lavorare da casa o hanno perso il lavoro o semplicemente desiderano iniziare un nuovo lavoro, un nuovo business o un business secondario per creare una nuova entrata online, ma non sanno da dove partire o cosa fare. Ecco perché oggi ti voglio dare 4 idee che chiunque può realizzare senza grossi investimenti per iniziare un business online di successo. Iniziamo. Il primo, ovviamente, è il dropshipping, che è il mio argomento principale anche del canale, che faccio ormai da un anno e mezzo, ed è anche tra i più semplici da iniziare con un investimento molto basso. Nello specifico, lo dropshipping su eBay è quello che faccio maggiormente ed è quello che ti permette di entrare con un basso investimento e con uno studio relativamente basso, cioè intendo, hai bisogno di studiare, hai bisogno di capire il business, ma è una cosa che ti può permettere di guadagnare in modo anche molto veloce se fatto correttamente. Trovi altri miei video dedicati nel canale e ti consiglio di guardarli e di informarti molto perché è un business davvero remunerativo. E un altro vantaggio del dropshipping su eBay è la scalabilità, cioè che puoi andare ad aumentare il profitto, le vendite in modo esponenziale senza dover aumentare le tue ore di lavoro. Andando a settarlo in modo automatico ti può creare anche una rendita automatica o semi-automatica. Ad esempio, i miei negozi al momento sono in modalità semi-automatica, significa che hanno bisogno relativamente della mia presenza per andare avanti. Poi ci lavoro perché il mio obiettivo è anche espanderli e ottimizzarli il più possibile, ma potrei anche metterli in pilota automatico e farli andare quasi del tutto da soli. Un altro vantaggio del dropshipping su eBay è che se fatto bene, se studiato e trattato come un business serio, qual è? È un'ottima base per un business a lungo termine e durevole. Il secondo business online di cui ti voglio parlare è una cosa molto poco comune, non tutti la conoscono, molto poche persone la conoscono, è una cosa che anche io ho scoperto da poco, ma che sto iniziando ad attuare perché vedo che può essere un ottimo investimento come rendita passiva, anche se ha i suoi svantaggi. Si chiama, il business tratta dell'acquisto di canali YouTube già avviati, cioè mi spiego meglio. Noi abbiamo un canale YouTube, ti apri un canale YouTube, hai 0 iscritti e non puoi monetizzare il canale fino a quando non avrai dei determinati requisiti come 1000 iscritti e 4000 ore di video sul canale. Una volta che raggiungi questi due requisiti, puoi monetizzare il canale. Ovviamente hai bisogno di tempo, investimento e tanto lavoro per raggiungere dei miei obiettivi in guadagno. Esiste però un mercato su vari forum o su vari siti di rivendita canali YouTube. Per esempio, io che ho un canale YouTube con 1000 iscritti, 10.000, 500.000, quel che sia, e non ho più tempo o voglia o per qualsiasi altro motivo di seguire il canale, fare i video e dedicarci tempo, lo vendo a qualcun altro. Questo è consentito dai termini e condizioni di YouTube, è legale e si può fare. Quindi, il business in cosa consiste? Andare a cercare canali in vendita monetizzati che hanno un investimento tale che ci permette di rientrare nel più breve tempo possibile e ci dà una rendita totalmente passiva. Ovviamente ci sono diversi svantaggi, tra cui il rischio è elevato perché devi fare affari con altre persone, devi riuscire a trovare
una fonte di scambio sicura. Ci sono forum, magari lo metto in descrizione, uno in cui ci sono, si chiamano escrow, in italiano è intermediario, ci sono intermediari fidati, ma ovviamente c'è sempre una percentuale di rischio. E inoltre c'è anche il rischio che il canale dopo un po' non monetizza più. Facciamo un esempio: se io acquisto un canale che ha 5.000 iscritti e monetizza 100 euro al mese, te lo pago 500 euro, 1.000 euro, e dopo 6 mesi non porta più quei 100 euro, saranno 60, saranno 50, devo sperare di rientrare nel mio investimento nel più breve tempo possibile, perché ovviamente un canale, se oggi monetizza 100 euro al mese, monetizza 1.000 euro al mese o 10.000 euro al mese, se non viene aggiornato andrà a scendere, perché non ci sono più video e nuovi materiali, e quindi porterà sempre meno soldi. Ovviamente puoi anche scegliere di continuare quel canale che compri se è un argomento che ti piace e hai le capacità di portarlo avanti e continuare a farlo monetizzare. Quindi può essere sia una rendita passiva e sia una rendita attiva. Ovviamente, come ho detto, il rischio è molto elevato, è una cosa che ho iniziato da poco e sto provando, magari poi faccio altri video dedicati a questo. La terza idea di business che ti voglio dare è l'autopubblicazione di libri. Cioè, su Amazon è possibile pubblicare dei ebook, dei libri digitali, scritti da chiunque, da me, da te, da qualcun altro, in modo gratuito. Forse c'è una piccola cifra da investire, non ricordo esattamente, ma sono quasi sicuro che sia gratuito. E questo ti permette di bypassare tutto il processo di editoria che c'è dietro, cercare un editore, stampare il libro, andare nelle librerie, ed è una cosa molto positiva. L'investimento monetario è zero, ma ovviamente c'è molto investimento di tempo, perché devi scrivere un libro, un manuale. Ci sono persone che hanno fatto migliaia di euro al mese scrivendo manuali di 100 pagine, perché l'importante non è la lunghezza. Io posso scrivere anche 10 pagine, l'importante è il contenuto. Se in quelle 10 pagine c'è un contenuto che le persone sono disposte a pagare 3 euro, 5 euro, 6 euro, 10 euro, allora non è più importanza il numero di pagine, ma il contenuto e il valore che io porto a quella persona. Ci sono tantissimi vantaggi in questo business: basso investimento o quasi nullo di denaro, la scalabilità, perché tramite la pubblicazione di Amazon ci sono anche altri posti dove pubblicare il libro gratuitamente o pagando una cifra mensile o una tantum. Ovviamente ti parlo di Amazon perché è più famoso, è quello anche più visitato, quindi quello che ha più possibilità. Ti permette di scalare il business, perché più vendi, più Amazon ti dà visibilità e più soldi fai. È totalmente passivo una volta che scrivi, quindi spenderai un tot di ore per scrivere il tuo libro e avrai una rendita totalmente passiva. Puoi scrivere un manuale, puoi scrivere un libro tecnico, puoi scrivere un romanzo, un'autobiografia, ciò che vuoi. Ovviamente devi avere comunque qualcosa da scrivere, devi portare un valore, che sia un romanzo o sia un manuale tecnico, devi avere qualcosa che le persone pagherebbero per sapere. Non è che devi sapere qualcosa di assoluto, qualcosa che nessun altro sa, perché alla fine chi scrive un libro tecnico non è che sa qualcos'altro che le altre persone non sanno, semplicemente sa più della persona che compra, perché molte volte è sottovalutato questo aspetto. Se io vendo un corso, se io scrivo un libro e vendo un libro e spiego come aprire un canale YouTube, tu mi paghi 10 euro, non è che non puoi trovare la guida su come aprire un canale YouTube su Google spendendo 5-6 ore, ma tu paghi 10 euro perché non sai come farlo e io te lo spiego. Io ti metto assieme tutti quei punti, tutti quei pezzettini che ti permettono di iniziare nel modo più veloce possibile. La spesa di denaro per informazione non è un acquisto di esclusività, è un acquisto di informazioni che non si conoscono. E questo alle volte è molto sottovalutato. Comunque l'autopubblicazione può essere un ottimo modo per crearsi una rendita passiva a medio-lungo termine. La quarta idea che ti voglio dare, che è anche la più famosa e la più vecchia di queste idee che ti ho messo
in questo video è l'intermediazione, cioè creare un'agenzia o venderti tu stesso come intermediario di servizi o beni, come può essere l'import e l'export, come può essere un'intermediazione di servizi. Trovi qualcuno che ha bisogno di un servizio, trovi qualcuno che fornisce questo servizio e dai il servizio preso dal produttore al consumatore. Oggi con i social network, con internet, hai infinite possibilità, perché troverai sempre qualcuno che ha bisogno di un servizio o di un prodotto e qualcun altro che lo può dare. Davvero ci sono migliaia di modi per fare intermediario e guadagnarci. Per esempio, quello che sto facendo in questo periodo io con la mia azienda è mettere in contatto aziende in Italia, aziende in Inghilterra, con delle fabbriche in Cina di mascherine, di igienizzanti, di accessori utili per la prevenzione e per la pulizia, che sono prodotti ricercatissimi. Io non produco mascherine, io non produco igienizzanti, non produco prodotti per la sicurezza o la prevenzione, ma conosco, mi sono fatto i contatti, li ho cercati apposta di fabbriche, persone che mi possono dare questo servizio, e sto facendo una pubblicità attiva su internet per procacciare persone che hanno bisogno di questo servizio, e io lo faccio da intermediario, guadagnandoci un leggero gap, una leggera differenza di prezzo. Ovviamente ci sono anche degli svantaggi in questo business, perché internet è vasto, è infinito, ma ovviamente dobbiamo avere visibilità, perché se siamo su una platea di milioni di persone, siamo in mezzo, non abbiamo un palco che ci mette in risalto, nessuno ci vedrà, nessuno ci troverà. E come lo possiamo avere? Tramite la pubblicità, quindi investire in pubblicità su Facebook, investire su pubblicità su Google, su Instagram, su YouTube, inviare email, cercare personalmente le aziende, investire molto tempo, quindi l'investimento è medio-alto in questo tipo di business. Ma se hai capitale, se sei già una partita IVA, se sei già un commerciante o hai del denaro disponibile da investire, insomma, può essere una buona idea da attuare. L'ultima cosa che vorrei dire, voglio spendere due parole sulla crisi di mercato che sta capitando. Ho letto oggi che, secondo una ricerca, ci saranno a fine crisi nel 2020 circa 450.000 nuovi disoccupati licenziati a causa della crisi. Ovviamente mi dispiace di questo, però voglio fare una riflessione puramente lavorativa, puramente finanziaria. Il problema non è la perdita del lavoro, perché sì, è vero, 450.000 persone perderanno il lavoro, però quelli che perdono il lavoro sono le persone che non portano valore nel mercato. Cioè, mi spiego, qual è la differenza? Perché un medico, perché un ingegnere guadagna 4.000-3.000 euro al mese e un barista ne guadagna 1.200? Non perché il medico o l'ingegnere ha speso 20 anni per studiare, ha speso 15 anni per studiare, non è quello il motivo è perché l'ingegnere e il medico portano un valore superiore a un barista. Non è una questione di offesa o discriminatoria rispetto al lavoro, è semplicemente la realtà. Quindi il problema, se il barista perde il lavoro, non è solo perché ha perso il lavoro, il vero problema è che non sta portando un valore di mercato adeguato. Quindi quello che si dovrebbe fare, quello che dovrebbero fare tutti, è aggiornarsi, aumentare le proprie skills, aumentare le proprie competenze, saper fare qualcosa, chiedersi come posso portare più valore al mercato. Mettiamo l'esempio di cui ti parlavo prima dell'autopubblicazione, di scrivere un libro e autopubblicarlo. Quello ti può far guadagnare tanti soldi, perché? Perché se tu vendi 50.000 copie, guadagni 2,50 euro a copia, stai guadagnando 125.000 euro. Facendo il barista, quanto dovresti lavorare? 10 anni, 15 anni per guadagnare la stessa cifra. Il problema non è perché hai lavorato di più per scrivere un libro, perché se scrivi un libro e vendi 50.000 copie, magari l'hai scritto in 10 ore, l'hai scritto in 8 ore, hai guadagnato come 15 anni di un barista.
problema è che hai raggiunto 50.000 persone che hanno giovato dal tuo lavoro, hanno ricevuto un valore da te. Invece fare caffè, per fare 50.000 caffè, quante giornate devono passare? Quanti clienti devono passare? Un'infinità. Beh, è questa la differenza. Quello che mi sento di consigliare a tutti è, anche se lavorate, avete un posto sicuro, avete un business, fate quello che volete, non smettete mai di imparare, di formarvi e cercate sempre nuove strade da percorrere. Soprattutto ai tempi di non crisi, perché è nei tempi di crisi che poi vi serviranno. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia dato qualche idea. Ciao, ci vediamo alla prossima.